speciale, il primo dei premi speciali, il premio speciale Romanità, devo dire tu? Alla Roma Calcio Femminile, in rappresentanza presenti il presidente Marco Palagiano e le calciatrici, dov'è Marco? E le calciatrici Maria Iole Volpi e Maria Vucce, lo dici tu? Ce lo dirà lei, è un cognome un po' particolare. Quindi, il professor Ernesto Alicicco. Mettere vicino Emanuela. Venga vicino a me, perché lo spazio è così. Ovviamente non ogni anno una tifosa laziale premierà dei romanisti, questa volta per loro, perché va il presidente della Roma Calcio Femminile, la Roma Calcio Femminile, Cosetta Turco, attrice, ma non solo. Dov'è Cosetta? Fatela, eccola! Vieni, vieni Cosetta. Bianconera Cosetta. Benvenuta Cosetta! Tu non sei laziale, vero? Io sono neutrale. L'altra me la razza. Stasera in azione secondo me si dichiarano. Presidente, una grande annata, siete secondi in classifica, si lotta per andare in Serie A. Lottiamo per andare in Serie A, non sarà facile, però è già dello sport avere anche dei competitori all'altezza della situazione. In questo caso abbiamo trovato la Cinese, la squadra siciliana, che è all'altezza della situazione. Finiremo per superarla. Presentaci le tue calciatrici. Sì, allora abbiamo il capitano Maria Iole Volpi. C'è solo un capitano. E poi abbiamo Maria Vucevic. Ecco, vedi come si pronuncia Emanuela? Vucevic. Il capitano della nazionale. Ernesto, come mai il calcio femminile non riesce a sfondare a differenza di altri paesi qui in Italia? È un discorso che si fa da tanti anni. Io il calcio femminile lo seguivo ad Angoli, ho fatto anche il medico della nazionale, ho vinto il mondiale, ringraziando Dio. Perché evidentemente gli sponsor non sono tanti da poter dare vita e diciamo linfa a questo calcio femminile, che a mio parere non ha niente a che invidiare con gli altri. Noi abbiamo delle fuori classi, né più e né meno di dove ce l'hanno le altre nazioni. Solo cioè, che evidentemente in Italia abbiamo questo maledetto presupposto. Sempre un problema di soldi, alla fine. Sempre un problema di soldi, alla fine. Sempre un problema di soldi. Sempre quello. Sempre. Emanuela, anche quest'anno confermatissime le vallette. Ah sì, mi Greta e Sofia, Greta e Sofia, eccole qui. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Come va? Bene. Bene, bene. Giratevi sempre verso i fotografi, così vi possono fare le foto. Quindi voi consegnerete sì, la targa? Beh, loro consegnano la targa. Consegnala la Cosetta, che la consegnerà al presidente, alle ragazze. Dall'altra parte. Ernesto, anche le ragazze, Fabrizio, le ragazze. Capitano Bomber, eccoci. Guardate da questa parte anche, così. Pensa, gli avevo detto al DJ, metti grazie Roma, signore.